Giornata dei campionati del mondo di ciclismo su pista, si sta procedendo con una puntualità cronometrica veramente e siamo passati al secondo turno, del Keirin, che assegnerà poi il titolo fra un'ora e un quarto circa, quando verrà disputata appunto la finale per il Keirin. E cominciamo proprio a presentare un po' questa specialità. È nata in Giappone praticamente, è nata forse più sulla spinta del gioco delle scommesse, del totalizzatore legato alla competizione, che non a un fatto tecnico, quindi siamo un po' al contrario. Non è stata una specialità tecnica che è stata poi presa per e sfruttata dal punto di vista appunto delle scommesse, ma è stato praticamente una gara che è poi entrata anche nel programma dei mondiali, è diventata di consistenza tecnica dopo che era stata inventata. Esatto, in Giappone fa vivere lo sport nazionale, pertanto con le scommesse si riesce a fare. Comunque è una gara molto spettacolare, sulle piste piccole veramente eccezionale. Questa è una grande, credo che sia una semifinale, questa è una grandissima sì. Semifinale con Newman, Fiedler, poi vediamo l'americano Nostein, questo veramente è una grande semifinale. Come sempre Newman prende la prima posizione, i giapponesi sono quelli che creano sempre dei grossi problemi perché per natura partono molto lunghi. Ecco, qui che cosa succede? C'è una moto che tira per i primi giri. È un Derny, che è un motore con pedali a ruota fissa, deve andare e deve non superare i 45 all'ora. E corridori però possono spostarsi, restare tutti nella posizione. Possono spostarsi, ecco. Ma non devono commettere delle grosse scorrettezze. Quando la moto si toglie a due giri e mezzo dalla fine, il corridore entra nel regolamento della velocità, cioè non può commettere scorrettezze. Vale il regolamento della velocità. Però è una velocità aperta a sei concorrenti. Esatto, quindi, a sei concorrenti. Quindi credo... ha naturalmente questa caratteristica un po' anomala della velocità, proprio perché ci sono tanti avversari, quindi diventa una volata, quasi come una volata di corsa su strada, certo, in pratica. Certo. Potete notare l'americano Nostein che guarda sempre in alto, guarda il tabellone. C'è lo schermo grande per vedere le posizioni, per studiare gli avversari. Ecco, guardate, Nostein è un atleta di 1,92 m. Ecco, guardate al povero argentino che caracca che gli arrivano addosso. Che è Guidoni l'argentino. Sì, l'australiano è sempre attento. Newman, oggi sono. E Magnier, sempre ultimo come sempre, il francese. Ecco, lo vedete in ultima posizione, è quello che però cerca di sorprendere sempre partendo da lontano, come il giapponese. Ecco, arriva il giapponese e dietro il francese. Ecco la botta. Il giapponese è Kamiyama. Si è tolto la moto in questo momento, ecco, è partito Fiedler. Quindi loro ora hanno due giri circa per lanciare questa volata. Sì, non si sa se entrano in tre o in quattro, però l'americano attacca all'esterno. Jens Fiedler. Fiedler sta perdendo velocità, ecco, attacca Fiedler, ma guardate, ecco la potenza. Ecco Nostein. Nostein, ecco, grande questa specialità. Fiedler. Ultimo giro. Ma i giochi sono fatti. Solo l'australiano potrebbe saltare, ecco l'australiano Newman. Ma non credo che possa. Eccolo per c'è terra. Una caduta. Abbiamo visto il replay e i tre passano tranquillamente, allora non c'è più storia. Gara ovviamente pericolosa, dicevo prima, è una volata con i rischi della corsa su strada, in pratica. Unisce i rischi della gara su pista, la velocità della gara su pista con l'assembramento della corsa su strada. E questo è bello, però credo che l'australiano se ne sia voluta, cioè il giapponese è uscito dalla linea, ma ha ricevuto un colpo, credo adesso la fanno rivedere a rallenti dal francese. Ma non credo che la giuria possa prendere provvedimenti, perché per me è abbastanza regolare, tranne la caduta. Un
Dunque questo è Notstein. Martin Notstein, l'americano, che è entrato in questa semifinale con i recuperi e è rientrato con Chiappa. Quindi adesso siamo da siamo solo, tentativo da solo, di sì. Da solo. E poi però ha trascinato praticamente il giapponese. Il giapponese, sì. I corridori che si erano qualificati erano il giapponese Kamiyama e il britannico Peter Jack, e il sudafricano Van Zyl e l'australiano Newland, il francese Frédéric Magnier e lo statunitense Christian Haru, l'australiano Darren Hill e il tedesco Jens Fiedler, più per i recuperi Martin Notstein, statunitense, Roberto Chiappa, Italia, e lo spagnolo David Cabrero e l'argentino Flavio Guidoni, che era in questo in questa semifinale. Ora avremo l'altra semifinale con gli altri sei corridori. In pratica erano otto si sono qualificati direttamente dalle prime quattro serie, mentre altri quattro si sono qualificati dai recuperi. Sono 12 che hanno superato il turno e sono passati a questo turno di semifinale, divisi in due batterie da 6. I primi tre passano per la finale, quindi qui abbiamo già l'ordine, i piazzamenti. Qui abbiamo appunto l'australiano Newan che è caduto e quindi è fuori, ed è uno dei rivali, dei favoriti, fra l'altro, c'è da dire che c'è anche Hill, l'altro australiano, che correrà ora nella prossima batteria insieme a Chiappa. Insieme, però non credo, cioè, credo che la seconda sia molto più facile della prima, in quanto tranne Hill, ecco, adesso ecco, il rallenti, vedete, intanto vediamo, vede, il giapponese porta fuori, sì. Il giapponese porta fuori l'australiano che va a sbattere, sì, contro, sì, la ruota posteriore di Magnier, francese. Quindi intanto passano Notstein sicuramente, certo. Poi Fiedler dovrebbe passare e il francese Magnier, probabilmente sono i tre. Questi tre, qui vediamo ancora Newand che è accompagnato in barella fuori dell'odromo. Fiedler è il secondo e Magnier il terzo. Guardate, la ruota davanti di Notstein si è tolta, dell'australiano, è senza ruota davanti. Qui siamo a che velocità, secondo me? 63-64 di media. Comunque non credo che si sia fatto nulla, è solo la botta la fa.